Buongiorno a tutti, siamo qui a Next Gem con Gianmarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas. Emma Villas è una società attiva nel settore degli affitti brevi. Vuole spiegarci meglio la vostra attività? Allora, sì, noi siamo specializzati su affitti brevi, ma il nostro target e il nostro business si muove solo su ville, tutte con piscina privata, e siamo posizionati su tutto il territorio nazionale, occupiamo praticamente tutte le regioni, eccetto le regioni, chiamiamole così, meno a vocazione turistica, e abbiamo un portfolio di quasi circa 700 ville per il 2025 in esclusiva. Il nostro prodotto è un prodotto esclusivo, nel senso che noi abbiamo accordi in esclusiva con i proprietari e quindi abbiamo la disponibilità. Il nostro business sostanzialmente è quello lì di far sì che i proprietari affidino a noi i loro immobili, spesso seconde case, per metterle a reddito, e noi andiamo poi a intercettare quel tipo di cliente turista, diciamo così, che vuole farsi una bella vacanza piuttosto che in un albergo o in un villaggio o in un appartamento, in una villa con piscina privata, con tutti i comfort e le necessità di privacy, no? Che può avere uno prendendo in affitto e in locazione. I periodi normalmente sono, diciamo, vanno da un minimo di 5 giorni fino anche a un mese, addirittura 4-5 settimane. Noi affittiamo in periodi comunque che vanno, appunto, sono sostanzialmente giornalieri con un minimo, e oltre a questo, tra l'altro, noi offriamo tutta una serie di opportunità al cliente che viene in vacanza, anche legato alla cosiddetta possibilità di servizi ed esperienze che può utilizzare o in villa o in giro per l'Italia, sfruttando le bellezze e le meraviglie di questa nazione attraverso l'utilizzo della villa. Perfetto. Voi siete entrati in borsa nel settembre del 2023. Cosa vi ha spinto verso la quotazione? Allora, sai, la quotazione è un pensiero che tra l'altro nacque nel periodo antecedente il Covid, quindi era un'idea che a me venne tramite poi delle conoscenze che mi hanno indicato alcune persone da contattare, e ritenevo e ritengo tuttora un percorso molto interessante del nostro business, soprattutto un segmento che ha tra l'altro poca concorrenza nel mercato borsistico. Ma perché soprattutto amo molto poter rappresentare in maniera trasparente e pubblicizzare la nostra azienda in un ambito finanziario, ma allo stesso tempo anche comunicativo, che sicuramente avrà dei vantaggi per l'azienda stessa, per i nostri proprietari, per i clienti. La sicurezza e la stabilità che può dare un'azienda quotata in borsa, soprattutto nel nostro mondo che vive di acquisto online, quindi anche sulla sicurezza dell'azienda, no? Devi trovarti la villa quando la prenoti, perché spesso ci sono casi che poi si trovano poco e niente, e quindi, diciamo, questo qui è a un certo punto uno dei fattori. Poi altri fattori ce ne sono, ma sarebbe lungo raccontarlo. Dai, comunque sono soddisfatto e ritengo che è un percorso virtuoso per un imprenditore che secondo me consiglio a tutti. Allora, un occhio alla semestrale, avete chiuso il primo semestre con ricavi pari a 8,03 milioni, più 6% su base annua. Può fare un breve commento a questi dati? Allora, sai, la semestrale nostra è sempre molto particolare, perché comunque il nostro business per l'appunto si sviluppa soprattutto, diciamo, nel secondo semestre, cioè su luglio, agosto, settembre, ottobre. È molto più, infatti 8 milioni è praticamente un quarto del fatturato che poi alla fine farà l'azienda. E i commenti sono che è una semestrale che noi ci aspettavamo, che nasce soprattutto anche dai molti investimenti che abbiamo fatto post quotazione, quindi abbiamo fatto delle operazioni tra l'altro, di acquisizione di aziende, come preventivato nella road show che facemmo all'epoca. Abbiamo investito sul manager, sulla tecnologia, su acquisizione di nuove ville. Quindi, diciamo, la semestrale è un dato che noi guardiamo sempre con molta leggerezza, diciamo così, attenzione ma leggerezza. Resta il fatto che i numeri per Emma Illas sono numeri che vanno gestiti con molta attenzione, molta calma, perché l'azienda sta facendo delle operazioni molto importanti di crescita, che hanno bisogno di tempi, come si sa perfettamente, che soprattutto poi il turismo vive un po', no, di queste,
di queste situazioni, diciamo così, da gestire anche non per motivi legati all'azienda e basta. Quindi complessivamente è quello che ci aspettavamo. Grazie mille, grazie al dottor Gianmarco Pisogno, che salutiamo. Grazie. Grazie a voi.